Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi un video speciale, un video fuori dall'ordinario perché voglio fare, diciamo, una sorta di pubblicità. Voglio ricordarvi che la traduzione di Stellaris è rinata nei mesi recenti, grazie a Loamist, che ha preso in mano la traduzione dal precedente proprietario che era Pucksup, che alla fine per questione di tempo non è più riuscito a portarlo avanti. Ha messo insieme un nuovo team, Loamist, con anche il vecchio proprietario Pucksup, e sono riusciti a tradurre interamente Stellaris con tutti i DLC. E per ringraziarvi di questo lavoro ho deciso di fare questo video per segnalare che questo è il loro sito, traduzioneitalianastellaris.net, comunque vi lascio tutti i link qua sotto, dove potete andare a vedere appunto tutti quelli che collaborano. Hanno un Discord a cui potete unirvi, hanno una pagina Facebook. Ma vi voglio far vedere, intanto, passando alla pagina 2, che in download è disponibile in svariate versioni. Allora, prima di tutto la trovate su Steam nel workshop. L'importante è che voi scarichiate la versione creata da Loamist, perché ce ne sono altre che non sono complete. Poi vi faccio vedere anche la pagina. E la versione si divide in due modalità, l'Iron Mod e la Full. La Full traduce tutto, comprensiva anche dei nomi degli imperi, le navi e così via. L'Iron Mod invece non ha le traduzioni indicate precedentemente e quindi anche tutto ciò che riguarda l'interfaccia grafica, e credo che questa modalità vi lasci anche gli achievement di Steam. Ma non solo, la trovate anche su Paradox Plaza. Quindi è lo store, diciamo, di Paradox, quella nel launcher integrato nel gioco, e questo vi consente di scaricarla anche se avete la versione GOG. Ora vi faccio vedere le altre pagine. Questa è la traduzione ufficiale, diciamo, da dove scaricarla. Poi trovate anche la versione, appunto, Iron Mod. Comunque è questa, vedete, creata da Loamist. Questa invece è la traduzione che trovate sul launcher di Paradox Plaza. Quindi da qui lo potete aggiungere e poi ve lo scarica in automatico il launcher del gioco. E infine, ultimo ma non ultimo, la parte, diciamo, della pagina Facebook dove potete iscrivervi e dove potete appunto commentare e vedere i vari aggiornamenti che avvengono, diciamo, a questa traduzione. Qua c'è il link, traduzioneitalianastellaris.net, il canale Discord e poi le traduzioni che potete trovare. Trovate anche i link qua sotto nella descrizione del video. Io ringrazio ancora Loamist per avermi appunto aggiornato e invogliato a fare questo video, e con questo vi ringrazio e vi rimando al prossimo video gameplay. Alla prossima e ciao ciao!